Salotto Blu vi è offerto da... Oliviero è sempre più grande. Un nuovo reparto ancora più conveniente e ancora più assortito. Oliviero a Misano Adriatico è sempre il numero uno, anche su internet. Moschini, Pierotti e Pratesi SRL, Piazza Falcone e Borsellino 1, Forlì. Giulio, campione di tiro a segno. Grazie di essere con noi a Salotto Blu. Il nostro regista Marco Conti, per farmi dispetto, mi becca sempre. Salvo Conti. Salvo Conti, esatto. Mi becca sempre quando io sto parlando con gli ospiti. In questo caso, adesso inquadriamo l'ospite, tutti capiscono perché l'ho distratto. Perché stavo parlando, in realtà, l'ho preciso, con un'antica amica personale. Antica nel senso che, cioè, lei è nata, che io ho già fatto il servizio militare, quindi non è che sia coetanea, però insomma è una persona che conosco da tanto tempo. Perché è una giornalista, un'esperta di comunicazione, è il responsabile della comunicazione dell'Aus Romagna Forlì, la dottoressa Tiziana Rambelli. Io fra l'altro non sto vedendo il sottopancia andando in sovraimpressione, cioè Tiziana la dizione precisa del suo ruolo. Tiziana, lei è la prima volta che viene a Salotto Blu, se non vado. È vero. Allora, sì. Becca la domanda invasiva di letto. Lei da che tipo di famiglia viene, cosa facevano i suoi genitori e dove? Allora, mio padre, intanto, che purtroppo è deceduto nel 99, molto giovane, era nato a Firenze, però è storicamente vissuto sempre a Rocca San Casciano. Poi Rambelli è un cognome romagnolo, più ravennate che forlivese, quindi lui era romagnolo toscano, diciamo. Mia madre invece è nata a Lecce, è di origini pugliesi. Mio padre ha sempre lavorato all'intendenza di finanza, con una grandissima passione però per i libri, per la storia e per l'archeologia che mi ha trasmesso. E mia madre invece è impiegata presso l'ufficio del registro per tantissimi anni, adesso in pensione. Senta, dottoressa. Se non ricordo male, quando io ero già molto molto grande, cioè ero già vecchio e lei era una ragazzina, ricordo male o lei era la cosiddetta vaticanista del Corriere di Romagna, cioè si occupava per il Corriere di Romagna... della diocesi. Sì, esatto. No, faceva la giornalista, però diciamo che aveva una particolare attinenza al mondo... cattolico, certo. Il mondo delle organizzazioni, è vero? Lo ricordo? È vero, sì, sì, certo. Mi ricordo che perché io sono partita tra l'altro con una collaborazione con Il Momento quando ero ragazzina, sì. Anche col gruppo in cui c'erano anche Carlo Spagnoli, tutto il gruppo storico del Momento, dei giovani del Momento, diciamo. E poi dopo ho collaborato un po' con la Curia, ho collaborato anche con l'ufficio stampa del Cardinale Biffi, e quindi questo è il mio mondo. E per il Corriere scrivevo della diocesi soprattutto all'inizio. Sì, perché ricordo che un giorno parlavo... Adesso, vaticanista è un mio parente, è stato vaticanista di Repubblica, Marco Politi. Io sono sempre zero così corrispondente. Però ricordo che un giorno chiamai il suo direttore, Gaetano Fuggetti, per chiedere una cosa relativa al mondo cattolico, mi dice: aspetta che chiedo alla mia vaticanista. Sì, 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 ma mi aveva un po' aumentato, però sì, sì, il mio mondo è sempre stato anche quello, insieme tra l'altro a quello che adesso è l'arcivescovo di Modena, avevamo fondato il gruppo degli universitari cattolici, quindi allora, del CDU, il Centro Diocesano Don Erio Castellucci. E quindi oggi sì, sì. Monsignore Erio Castellucci, naturalmente, perché è vescovo. Insomma. Sì, purtroppo è andato via da lì, no scherzo, però è una grande risorsa, per, secondo me, sia per la Chiesa che anche per la città, perché è una persona veramente grande, sia umanamente che non solo dal punto di vista religioso, è proprio una persona molto colta anche. Senta, questo mondo invece della sanità, non intendo minimamente porre la questione di stampo di politica sanitaria e quant'altro, perché sono gli organi direttivi. Tra l'altro il suo direttore generale è anche un mio amico, che è Marcello Tonini, riccionese. Sa che scherzavo ieri sera, c'era qui Maria Teresa Colombo, presidente degli industriali riminesi, che è riccionese, e con lei scherzavo proprio su questa assonanza territoriale con Marcello Tonini, sul fatto che insomma là a Riccione, quindi figurarsi. Insomma, mi sfogo con Tonini quando viene, dal punto di vista... Invece a lei voglio chiedere, questo mondo della sanità, insomma, ha interesse per i fatti della comunicazione, per i fatti della cultura di cui lei si occupa? Ah, io direi, tra l'altro in questo momento direi proprio di sì, a parte che la mia esperienza, se posso fare un cenno, è iniziata col dottor Piratelli, che Forlì conosce molto, certo, bene.
che mi scelse per l'inaugurazione dell'ospedale. Io allora mi stavo occupando più dell'università col senatore Melandri, altro personaggio, e praticamente mi chiese di aiutare l'ufficio stampa di Forlì per l'inaugurazione dell'ospedale, e nacque anche un'esperienza umana importantissima che ho condiviso con medici e anche con amministrativi dell'attuale ospedale. Una bellissima esperienza, un personaggio veramente eccezionale e appassionato all'ospedale. Piratelli? Sì. E quindi per me è stato questo l'inizio della comunicazione. Ero semplicemente appunto un collaboratore dell'ufficio comunicazione, lui ha avuto fiducia in questa cosa, e tra l'altro è stato un anno, perché io purtroppo l'ho conosciuto solo, non era ancora malato, però diciamo solo per 2 o 3 anni. Però un personaggio eccezionale che ha costituito anche un gruppo di persone che tuttora lavora nell'ospedale e che è tuttora legata da questa esperienza umana che abbiamo vissuto con lui, con Piratelli. Guardi, ho un ricordo particolare di Piratelli, del direttore generale che poi fu quello che lanciò la grande riforma della sanità in Romagna e a Forlì in particolare. Lui mi chiese di venire a Sotto Blu, non mi chiese nel senso che fosse chissà, ma siccome era noto che stava poco bene, era già avanti nel tempo, non ci pensai nemmeno di invitarlo per non mettere un imbarazzo. Invece lui mi chiamò e mi disse: verrei volentieri a Salotto Blu a spiegare le ragioni di questa nuova organizzazione. E io notai il coraggio di quest'uomo che nei nostri studi qui, seduto dove è lei, non stava bene, e con grande sacrificio personale, io molte volte quando non ero inquadrato dicevo: dottore, vuole che ci fermiamo un attimo? No, io voglio spiegare ai romagnoli cosa stiamo facendo, il mio dovere è questo e voglio farlo a tutti i costi. Mi fece una grande impressione personale il dottor Piratelli, proprio in queste circostanze. E per noi è stata questa l'esperienza, soprattutto anche se voi passate dall'ospedale andate in mensa, c'è un particolare anche che è rimasto di Piratelli, secondo me molto toccante. Cioè, l'inaugurazione dell'ospedale non fu un evento cittadino, ma fu anche un evento per tutti gli operatori. Sulla mensa dell'ospedale c'è una foto in cui sono praticamente ritratti tutti i cuochi e sotto Massimo Piratelli, che ha scritto con affetto, e il capo cucina, diciamo, ricorda sempre che Piratelli diceva: io sono il vostro comandante, voi siete importanti per l'ospedale come lo sono i medici, voi cuochi. E quindi una persona attenta veramente a tutti gli operatori e che dava veramente questo senso di affetto nei confronti della sanità. Non era soltanto un gestore, un amministratore. Ecco, non voglio fare così un'operazione nostalgia, ma è stata veramente un'esperienza fortissima che chiunque l'ha vissuta può raccontare, proprio anche di un rapporto che è continuato nel tempo e che tuttora ci si ricorda di essere stati quelli che hanno iniziato insieme a Piratelli questa cosa. Poi, ritornando al discorso della comunicazione, dopo Piratelli è venuta un po' anche la comunicazione nazionale dell'ospedale di Forlì, che per me, anche appunto adesso parliamo di Aus Romagna, però ha dato secondo me visibilità a qualcosa che aveva iniziato Piratelli, prima di lui Nardozzi, perché prima c'era stato Nardozzi, e quindi ha dato il giusto rilievo a quello che era l'ospedale di Forlì, le sue eccellenze, non mi sento di esagerare nel doverlo dire, e quindi un'esperienza nazionale molto importante dopo. Adesso una cosa, secondo me, un valore aggiunto che adesso si pensa di attuare, poi dopo parleremo anche appunto con lei del progetto, è quello di costituire un gruppo cultura. Penso che aspetta che ci prendiamo tempo, adesso ci dobbiamo fermare. Stiamo fermi un paio di minuti, lei stia con noi, ci aiuta. Lei, d'altronde, insomma, lei è una giornalista, conosce bene il valore anche della pubblicità, perché anche i giornali si reggono. Comunque, guardiamo insieme gli spot delle imprese che ci consentono di essere qui, poi riprendiamo questa bella chiacchierata, parliamo di Morgagni e tante altre cose. Parliamo anche della Chiesa, visto che lei era vaticanista. Parliamo anche della crisi che sta vivendo in questo momento la Chiesa. State con noi.